di essere edificati dall'azione di Dio. E il Signore in questi giorni si servirà di ciascuno di noi. Perché questi doni profetici, questi carismi profetici così necessari nella preghiera carismatica, nella preghiera di animazione, nella preghiera di intercessione, siano risvegliati con enorme stupore per noi, proprio nella semplicità, nell'abbandono, nella novità di quello che il Signore viene a fare. Lo Spirito Santo, fonte dei carismi. Abbiamo riflettuto su questo aspetto così importante, fondamentale, nella nostra vita spirituale. Con Padre Matteo abbiamo pensato di iniziare questo nostro itinerario, questo nostro cammino, proprio centrando subito la nostra attenzione sullo Spirito Santo. Io chiedo al Signore per me e per ciascuno di voi che questa intimità con la persona dello Spirito Santo sia il dono che possiate portare a casa alla fine di questi giorni. E vorrei che qualcuno sentisse così necessaria questa cosa da poter dire a voce alta Amen. Gli altri do per scontato che siano in amicizia con lo Spirito Santo, senza la sua collaborazione, senza la sua amicizia. Noi non combineremo nulla di buono, né qui né altrove, né qui né altrove. Gli Atti degli Apostoli sono sempre accompagnati da questa chiave che è la chiave del successo, della missione apostolica. Non si fa nulla senza l'assistenza, il governo, il consiglio, la forza dello Spirito Santo. Se lui, il principio dinamico, come dice il Santo Padre, il principio dinamico, cioè il motore di tutta la nostra vita spirituale, noi non dobbiamo stupirci se dopo 20 anni continuiamo ancora a chiedere vieni Spirito Santo di Dio. Sono invece profondamente impressionato quando osservo comunità che hanno perduto il desiderio di invocare lo Spirito Santo. Per capirci, chi ha una moglie, chi ha un marito, chi ha dei figli, fa l'esperienza della convivenza, cioè vive insieme a loro. Eppure non è sufficiente perché ci sia intimità. Pur vivendo da tanti anni sotto lo stesso tetto, si può diventare addirittura indifferenti. Si può diventare, come si dice oggi, una parola molto di moda, separati in casa. Non vogliamo che nel rinnovamento lo Spirito Santo viva con noi questa condizione, separato in casa propria. Ma com'è possibile che avevamo fino adesso pregato, invocato lo Spirito Santo e lo invochiamo di nuovo? Sì, perché adesso è fra mezz'ora, fra un'ora, tutte le volte che lo invochiamo. Se abbiamo fiducia che Lui vuole fare qualcosa e vuole farla, stupirà per primi noi che abbiamo preparato qualcosa o voi che avevate nel cuore una visione, un bisogno, apparirà tutto nuovo. Cos'è allora questo Spirito Santo che, come ci ricorda il profeta Isaia, ha questa capacità di stupirci e di non darci il tempo appena di girarci indietro perché Lui è ancora avanti. Egli che è la via, la verità, la vita. Perché è lo Spirito di Gesù, è sempre avanti a noi e ci precede. Sono sempre impressionato quando, parlando dello Spirito Santo, soprattutto nelle nostre assemblee, dopo l'invocazione dello Spirito, non c'è la risposta, l'adesione. Quando chiamiamo una persona e diciamo a Miriam, la mia amica, Miriam vieni, Miriam cosa fa? Avete visto immediatamente, ha tolto le gambe dalla posizione accavallata e ha fatto immediatamente il gesto di venire, così come una persona educata, rispettosa, fa con voi quando la chiamate. Lo Spirito Santo non desidera altro che essere invocato, perché è sempre pronto ad arrivare. Ma quando arriva, lo stupore grande che possiamo vedere è che non abbiamo mai nulla da dirgli. E
E l'animatore ci dice: invocate lo Spirito Santo, rivolgetevi allo Spirito Santo. E tutta l'assemblea cosa fa? Vieni Spirito Santo, Maranatà, Spirito di Dio, vieni. Ma cosa pensate, che lo Spirito sia da un'altra parte in quel momento? Lui è lì, proprio davanti a noi, davanti a noi. Ed è arrivato, ed è venuto, e non abbiamo niente da chiedergli. Le nostre labbra sono completamente chiuse, le stesse labbra che lo avevano invocato. E se io dico a Fabio: Fabio vieni, Fabio cosa mi dice? Cosa vuoi? Perché mi hai chiamato? Non abbiamo nulla da chiedergli allo Spirito Santo, non abbiamo nulla da invocare, non abbiamo nulla da domandare. Eppure lo abbiamo chiamato, ed egli è la fonte, cioè l'inizio di tutto ciò che noi desideriamo compiere nel nome di Gesù. La nostra preghiera non sarà mai sufficientemente carismatica, e le nostre comunità non saranno mai sufficientemente carismatiche, se non lasceremo allo Spirito Santo la capacità di fare ciò che noi stessi nel nostro cuore sentiamo il desiderio che egli faccia, ma non abbiamo ancora il coraggio, la forza, lo slancio, la volontà di chiederglielo. Quanto tempo perdiamo? E quante volte siamo capaci allora di spegnere lo Spirito Santo che è lì pronto a venire incontro? Voglio dirvi questo perché se parliamo dello Spirito Santo come fonte dei carismi, fonte di vita nuova, fonte di vita spirituale, dobbiamo veramente chiedergli che faccia qualcosa per noi, che non accada quello che accadde a Paolo quando, come ci dice il capitolo 19 del libro degli Atti, si trovò a passare da Efeso e rivolgendosi a quella comunità disse: non avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede, cioè quando siete passati dalla logica di questo mondo e siete diventati cristiani, cioè avete accolto il dono della fede nella vostra vita, non avete sentito parlare dello Spirito Santo, non l'avete ricevuto? Qual è la risposta? Non sappiamo neanche che ci sia uno Spirito Santo. Guardate che noi potremmo dire qualcosa di simile. Non proprio non sappiamo, non abbiamo sentito parlare, ma forse non lo abbiamo visto operare. Allora è una fonte esaurita? È una fonte spenta? O siamo forse noi cisterne screpolate, o peggio ancora, otri ben tappati, così da non ricevere nulla da questa fontana? Fonte viva, zampillante, ci ricorda il profeta Zaccaria. Questa è l'azione dello Spirito per noi. Ma questa fontana non bisogna soltanto andare, non bisogna soltanto avvicinarsi, bisogna avere il desiderio, il coraggio, la volontà. E lo dobbiamo sperimentare in questi giorni, di fare ciò che ancora non siamo stati capaci di fare. Io vedo spesso nel rinnovamento persone, dico, che hanno la gioia di farsi la doccia con l'acqua degli altri. E mi accontento, che volete? Che posso dirvi? È sempre qualcosa. Padre Matteo, tu sta sotto la doccia, prenditi tutta l'acqua, c'è una bella fontana per te. Io che vuoi, mi metto accanto a te e qualche zampillo d'acqua mi arriverà, mi rinfrescherò con quest'acqua. È fonte anche per te, è fontana d'acqua viva anche per te. Non accontentarti dei piccoli zampilli d'acqua o dei piccoli riflessi di quest'acqua per dire che ti sei rinfrescato, ti sei lasciato rigenerare da lui. Desidera ancora di più. Una fontana d'acqua viva è lo Spirito, una fontana d'acqua viva diventerai anche tu. Altrimenti le parole di Gesù al capitolo 7 di Giovanni non sarebbero vere. Per chi crede in me, e oggi credere in lui significa credere nell'azione del suo Santo Spirito, perché senza lo Spirito di Dio noi non arriveremo mai a Gesù. Paolo lo dice al capitolo 8 dei Romani: non griderete mai che Gesù è il Signore. No, non lo potete dire, qualcuno pensa che non si può pronunziare. No, non è questo il senso. Non lo direte mai veramente, cioè nella verità che lo Spirito viene a mettere nel vostro cuore, che Gesù è il Signore, che voi siete figli e quindi che Dio è Padre, se non sotto l'azione dello Spirito. Allora il Padre che ci ha donato il Figlio e Gesù che ci ha donato dalla croce
lo Spirito Santo, se c'è questo cammino, se volete, discendente, ce n'è uno ascendente, non si va a Gesù se non per mezzo dello Spirito. E ci dice Gesù, non si va al Padre, Giovanni 10, se non per mezzo mio, che sono la porta. Molti pensano di potersi attaccare a Gesù e di avere in questo modo scoperto il successo per la loro vita spirituale. Invece hanno tanti problemi, tante difficoltà. Ma come? Io sono innamorato di Gesù. Eppure mi accorgo che la mia vita cristiana è un fallimento. Cosa mi manca? Ti manca forse ciò di cui ci parla l'Apostolo Giacomo, quando descrivendo lo Spirito Santo ci dice che lo Spirito ci ama fino alla gelosia. Sei così geloso dello Spirito Santo nella tua vita? Questo amore è qualcosa di tuo, talmente tuo, che difendi fino alla gelosia, come Egli fa per te. Io lo vorrei dire con molta franchezza, perché spesso su questo noi non riflettiamo. Senza l'azione dello Spirito Santo noi siamo destinati a fallire. Siamo destinati a fallire, e il Vangelo è chiarissimo in questo. Guardate gli apostoli. A cosa valgono 3 anni di intimità con Gesù? A cosa valgono 3 anni di discepolato accanto al Maestro? Guardateli proprio nel momento in cui Gesù si congeda da loro. È un susseguirsi di fallimenti, di gelosie tra gli apostoli per chi deve stare alla destra e alla sinistra. La fuga davanti a coloro che volevano arrestare Gesù. L'incapacità di testimoniare Pietro, che era uno dei suoi. Cosa mancava loro? Ma non avevano l'intimità con Gesù, non avevano la sua amicizia, non erano stati con lui, ma non avevano ancora la pienezza dello Spirito. E quindi erano incapaci di testimoniare, erano incapaci di lottare per la verità, erano incapaci di capire che quello che importava non era chi stava alla destra o alla sinistra, chi era il primo, ma semmai dare la vita e farsi gli ultimi. Non avevano ancora lo Spirito di Dio, non lo avevano ancora ricevuto pienamente. Io credo che dobbiamo riflettere molto su questo e vedere come una cartina al tornasole non solo la nostra vita spirituale, ma anche la vita delle nostre comunità. Noi che continuiamo a lodare Gesù, noi che continuiamo a progettare il cammino delle nostre comunità come sequela a Gesù Cristo, stiamo assecondando la strategia dello Spirito? Siamo certi della sua assistenza? Siamo certi del suo governo? Siamo certi che lo Spirito illumina, ispira, muove il nostro cammino? Ripeto questi 3 verbi perché sono fondamentali. È lì che questa fonte è zampillante. Ed è lì che anche noi diventiamo fonte d'acqua viva zampillante. Illumina, ispira, muove. È la triplice azione dello Spirito nella nostra vita. Illumina. Se non passiamo definitivamente dalle tenebre all'ammirabile luce, se non desideriamo di diventare nella nostra vita una discoteca piena di luci di tutti i colori, noi non desideriamo essere illuminati dallo Spirito. Bisogna accendere fari, riflettori continuamente, perché lo Spirito illumini tutte le aree che sono ancora al buio. E mai credere di essere nella luce, mai credere di essere sufficientemente illuminati, perché c'è sempre una luce nuova che lo Spirito vuole donarci, che lo Spirito vuole aggiungere alla nostra vita, di splendore in splendore, di gloria in gloria, dice Giovanni nel prologo, potremmo dire di luce in luce. Questo è il mistero di Dio, è una continua separazione, e questo cammino di separazione, che è il cammino di santità che lo Spirito vuole farci fare, è un continuo passare dalle tenebre alla luce. Anche la nostra vita spirituale ha bisogno di illuminazioni continue che lo Spirito vuole portare, perché la luce risplenda, risplenda
con una potenza ancora più evidente, così da poter diventare accecanti. Se non siamo accecanti, se non siamo impressionanti, noi valiamo poco. Questo è un concetto sul quale noi insistiamo molto. Un carismatico che non sia un abbagliante, un carismatico che non sia un impressionante, passa inosservato. Se lo spirito ci impressiona, se lo spirito mette il suo sigillo, questa capacità deve essere evidente nella nostra vita. Il rinnovamento deve essere una realtà impressionante, deve impressionare. Come una luce che ti abbaglia, come quella luce che abbagliò Saulo. È una luce, quella che intanto dobbiamo ricevere nella nostra vita, ed è lì che dobbiamo interrogarci se siamo stati abbagliati, se abbiamo visto questa luce e se le continuiamo a ricevere. Avete mai avuto nella vostra vita, sono certo di sì, queste luci che improvvisamente, in momenti anche forse inaspettati, hanno acceso nella vostra mente, nel vostro cuore, un bisogno, una necessità, un desiderio, una cosa che improvvisamente vi è arrivata? Ecco, lo Spirito Santo deve impressionare la nostra vita, perché noi possiamo impressionare la vita dei nostri fratelli, come accadde in Paolo, ma dobbiamo lasciarci cambiare il nome. Dobbiamo cambiare identità. Non appena cadere da cavallo, perché poi ci si rialza e di cavalli ne troviamo. Dobbiamo cambiare nome. È ben più radicale il cambiamento che ci chiede il Signore. Dobbiamo cambiare assistenza. Quel Paolo capace di cavalcare e di dominare per 3 giorni rimarrà incapace non soltanto di vedere, ma di guidare, di orientare la propria vita. Questo significa lasciarsi illuminare. Per 3 giorni rimase lì, in attesa che il Signore gli ridonasse la vista e qualcuno gli indicasse da quel momento, Anania, cosa il Signore voleva fare di lui. Non è più capace, diremmo noi, di intendere e volere. Paolo, diremmo noi qui in Sicilia, diventa un rimbambito, non capisce più nulla. Il Signore lo rimbambisce per lui. Egli comprenderà il mistero della follia. Queste sono le luci dello Spirito. Ma lo Spirito poi ispira. Cosa significa che lo Spirito ispira? Lo Spirito mette nel tuo cuore, mette nella tua vita, mette nel tuo ministero, mette nel tuo cammino, nella tua azione pastorale, nel luogo dove tu ti trovi, una strategia nuova, un pensiero nuovo. Prima Corinti 2, ora abbiamo il pensiero di Cristo. Ma ora quando? Quando lo Spirito ha cambiato il nostro modo di vedere, il nostro modo di pensare, il nostro modo di parlare, cioè sta facendo luce nella nostra vita. Noi riceviamo il pensiero di Dio, riceviamo la strategia di Dio. Come dirà Gesù? Ciò che è gradito al Padre mio, ciò che piace a Lui, io compio. Questo è il mio cibo. Ecco l'ispirazione. Il Signore comunica nel nostro cuore, mette nel nostro cuore una visione per il nostro cammino personale, comunitario. Allora, di luce in luce, potremmo dire adesso, di parola in parola, di consiglio in consiglio, di visione in visione, di strategia in strategia. Ma è Lui ancora che opera, è Lui ancora che chiede spazio. Allora, lo Spirito illumina, lo Spirito ispira. Lo Spirito ispira. Lo Spirito muove. Non basta che il Signore abbia fatto luce nella tua vita.
Non basta che il Signore manifesti la sua volontà, il suo progetto, se tu hai ancora la volontà legata, se tu sei ancora incapace di muoverti. Lo Spirito muove, cioè diventa quella forza che mancava ancora agli apostoli, quella forza che Gesù chiederà e che il libro degli Atti al capitolo 1, versetto 8 ci ricorda: rimanete lì fino a quando non avrete ricevuto forza dall'alto, poi mi sarete testimoni, poi potrete muovervi. Ecco il movimento dello Spirito. Il rinnovamento, quando noi diciamo è un movimento, cosa significa che è un movimento? È un'azione, è attività di Dio. Attività di Dio, non attivismo, attività di Dio, movimento di Dio. Lo Spirito allora illumina, lo Spirito ispira, lo Spirito muove. Per parlare di Lui, noi lo abbiamo detto, lo ribadiamo, dobbiamo aggiungere esperienza su esperienza, preghiera su preghiera, vita su vita. Più che libri su libri, esperienza su esperienza, vita su vita, preghiera su preghiera. Lo Spirito Santo non si dimostra, lo Spirito Santo si mostra. La stessa cosa vale per i suoi doni. Sì, li possiamo contemplare, possiamo, come in questi giorni cercheremo di fare, possiamo cercare di parlarne, di spiegarli, di farli conoscere meglio, ma i doni si ricevono, si mostrano, non si dimostrano. Così fa lo Spirito, così vuole fare lo Spirito per noi in questi giorni. Noi vogliamo chiedere da subito al Signore che ci sia nel nostro cuore, per Lui, due cose che nel mondo vengono contestate, ma che noi vogliamo riscattare. Una è la golosità e la seconda, essere pieni di bei gioielli e di cose preziose. Paolo ci parla dei frutti dello Spirito. Io vorrei sapere se siete golosi. Qualcuno no. Una profonda golosità dei doni di Dio. Mai saziarsi di questi frutti. Mai essere sazi. E poi i carismi, che sono le meraviglie di Dio, lo splendore della vita di Dio. Per cui altro che bracciali, gioielli, essere rivestiti della potenza di Dio, dello splendore di Dio. Quando vi svegliate al mattino, la vostra prima preoccupazione sarà quella di andare allo specchio e di andare davanti al frigorifero, ma quelli spirituali. E lì vi guarderete ogni giorno e direte: come vado al mio gruppo? E insomma, qui mi mancano un po' di gemme preziose. È la mia pancia, la mia vita spirituale. Ho fame, venite a me voi tutti che siete affaticati, venite a me voi tutti che avete fame, e io vi darò tanto. Vi darò tanto. E mangerete, gusterete. Lo Spirito Santo ha molto ancora da offrirci, molto più di quanto abbiamo ricevuto, e mi rivolgo in modo particolare a coloro che camminano da tanti anni nel rinnovamento. Non si pecca di golosità e neanche di vanità quando si desidera lo Spirito Santo di Dio e quindi la sua azione e quindi tutto ciò che Lui vuole fare nella nostra vita. Adesso io do il microfono a Padre Matteo perché concluda e porti avanti questo discorso. Vi parlerà di questi doni edificanti, santificanti, di queste grazie straordinarie che lo Spirito viene a donarci
che si innestano nella nostra natura umana, che si innestano nel nostro quotidiano, nella nostra vita, nelle nostre difficoltà, nelle nostre paure, nei nostri limiti umani. Che mistero per noi, che meraviglia riflettere su tutto questo. È lo Spirito Santo che rende testimonianza a Gesù. È lo Spirito Santo, lo spirito di profezia, dirà l'Apocalisse, che rende testimonianza a Gesù. In questi giorni lasciamo che lo spirito di verità ci guidi verso la riscoperta di questa testimonianza attuale, oggi, di Gesù, che passa dall'azione profetica dello Spirito Santo di Dio. Cosa significa l'azione profetica dello Spirito Santo di Dio? La conoscenza della verità di Dio sul nostro tempo, sui nostri bisogni, sulla vita delle nostre comunità. Ed è questa la cosa più bella che voi possiate chiedere allo Spirito. Spirito Santo di Dio, fa la verità nel mio gruppo, fa la verità nel mio ministero, fa la verità nella mia vita familiare, quotidiana. Ho bisogno di sentire qual è il tuo pensiero. Ecco come lo Spirito renderà testimonianza a Gesù e potrà renderci testimoni di Gesù. Se, come ci dice il libro dell'Apocalisse, riceveremo lo spirito di profezia, che è lo spirito di verità, che è lo spirito di verità. Ci renderà liberi questa verità, e ce lo promette Gesù, ma nella misura in cui ciascuno di noi avrà questo desiderio ardente, forte, di ricevere i doni di Dio. Saranno doni profetici, saranno doni sapienziali, saranno doni di rivelazione, ma che lo Spirito parli in questi giorni, parli a ciascuno di noi, abbia qualcosa da insegnarci. Ci vuole grande docilità, la chiediamo insieme al Signore. Non appena la libertà di cui abbiamo parlato, ma anche la docilità a lasciarci correggere, a lasciarci guidare, forse a cambiare anche il nostro modo di concepire tante cose. Sia lo Spirito per noi fonte di vita in questi giorni, sia lo Spirito per noi una fontana dove senza nessun ritegno desideriamo immergerci fino in fondo. Qualcuno di voi avrà fatto esperienza del caldo torrido e di quanto bisogno c'è di acqua. Se i nostri gruppi, le nostre comunità sono nel caldo torrido, c'è per noi ristoro, ci ha detto il Signore, c'è per noi un lavacro. Che lo Spirito Santo raccolga queste nostre intenzioni e i propositi dei nostri cuori, quelli che avete espresso anche nel tempo di ascolto, vi faccia diventare più golosi, vi faccia desiderare queste ricchezze. Il Signore disse a Ciro, per bocca del profeta Isaia, ti mostrerò beni, tesori, nascosti, impensati per te, che tu neanche immagini. Queste sono le profondità di Dio. Lo Spirito ha accesso alle profondità di Dio, ci ricorda Paolo, e ce le rivela. Ciò che piace a Dio, abbiamo sentito, ci è stato rivelato e ci sarà rivelato. Lo Spirito fa questo, lo Spirito farà questo, ci darà accesso ai misteri di Dio. Amen. Inizio il discorso sui doni dello Spirito rifacendomi a quanto ha detto poc'anzi Salvatore quando ci ha presentato la Chiesa pre-pentecostale e poi la Chiesa pentecostale. C'è la Chiesa che si raduna con gli apostoli, collegio apostolico, attorno a Gesù, Gesù Maestro, Gesù che insegna, ma ancora non ha la forza dello Spirito. Noi corriamo tante volte il rischio di rimanere attorno a Gesù, nella Chiesa del Vangelo, la Chiesa
che ha al centro il Maestro e noi i discepoli che ascoltano il Maestro. Ma questa Chiesa che resta attorno al Maestro, ascolta gli insegnamenti del Maestro e anche trasmette gli insegnamenti del Maestro, non è la vera Chiesa. La Chiesa è Chiesa quando lo Spirito di Cristo scende sugli Apostoli, attualizza gli insegnamenti e muove gli Apostoli a diventare missionari, cioè a vivere gli insegnamenti del Maestro e a portare l'insegnamento del Maestro fino ai confini. E parla attraverso il suo Spirito. Egli prende del mio e l'annunzierò a voi. Vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Questa è la vera Chiesa. Adesso è lo Spirito che guida la Chiesa e mette Gesù nei cuori dei credenti. Ma è lo Spirito che agisce. È l'era dello Spirito. Di questo dobbiamo convincerci. Ce lo diceva il Papa. Senza lo Spirito che mette la forza, infoca la parola stessa di Gesù non penetra. Se non lo Spirito a vivificare, inutilmente noi diamo gli insegnamenti e gli indirizzi. Lo Spirito è la vita, è il creatore della vita. Come all'inizio egli così aleggiava sulle acque e ne trasse la vita, così aleggia nella Chiesa e trae la vita nuova. È lui lo Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti. A Gesù ha dato la vita nuova, lo Spirito. Cioè il Padre, mediante lo Spirito, risuscita Gesù dai morti. Con questa idea che noi tutti in Cristo siamo risuscitati dallo Spirito. La vita di Gesù, acquistata da Gesù mediante la sua passione e morte, si trasmette in noi, diventa vita in noi di ogni giorno mediante lo Spirito. E lo Spirito, dono del Padre e del Figlio, dato alla Chiesa, che attraverso i doni governa la Chiesa, vivifica la Chiesa, per cui la Chiesa diventa mezzo e luogo di salvezza. Il Vaticano II, concilio profetico, profezia, dove fu altissimo il dono della profezia, ci parla di alcuni doni speciali che lo Spirito Santo elargisce alla Chiesa. Grazie speciali vengono chiamate. E il concilio, prima ancora che si parlasse di carismi, prima che sorgessero i carismi così in massi nella Chiesa, profeticamente ha parlato in 4 documenti di questi carismi sconosciuti e soltanto ipotizzando e affermando che c'era lo Spirito Santo nella Chiesa in quel momento, che il concilio parlasse dei carismi, di questa realtà sconosciuta. È impossibile che i padri parlassero così diffusamente dei carismi e con tanta dovizia di particolari quando questi carismi non erano conosciuti in nessun altro documento preconciliare. In quel momento la Chiesa riunita si rifà all'insegnamento di Cristo e soprattutto degli Apostoli, soprattutto di Paolo. Quali sono i documenti conciliari? Sono 4 documenti. Il Lumen Gentium, perlomeno in 5 punti. Noi vogliamo citare il numero 12, ma non è l'unico. 7,
12, e poi bellissimo il 30, numero 30, dove viene detto: cari pastori, ricordatevi che non siete voi soltanto a edificare la Chiesa, perché oltre i doni gerarchici, oltre i doni sacramentali, Dio distribuisce ai fedeli dei doni che voi dovete riconoscere, scoprire e metterli in uso, perché non siete soltanto voi a edificare la Chiesa, ma tutti i fedeli sono chiamati a edificare la Chiesa. Nel capitolo 12, cioè paragrafo 12, c'è tutta la dottrina dei carismi, ma è importante il numero 30. E nel presbiterorum ordinis i sacerdoti sono chiamati a riconoscere, a scovare nei fedeli queste grazie speciali, o grandi o piccole che siano, o eccelsi, dice, oppure minimi, ma che sono necessarie perché questi fedeli laici siano ingaggiati insieme con i sacerdoti che possiedono in grado più eminente i doni gerarchici e i doni sacramentali a costruire la Chiesa. Per cui il Concilio, sotto l'azione dello Spirito, in ben quattro documenti, proprio nella Fide Reintegratio Unitatis, nell'Apostolica Mattositatem, Presbyterorum Ordinis, e in quattro punti della Lumen Gentium, ci parla di questi carismi, di queste grazie speciali che rendono idonei e capaci. Dunque abbiamo una idoneità e una capacità. Si innestano nei doni naturali, trovano alimento e forza nei doni sacramentali. Ma sono doni particolari, vengono dette grazie speciali, doni particolari, carismi dati ai fedeli, o straordinari oppure ordinari, che rendono questi fedeli, la gente fedele, idoneas et promptas, cioè la rendono idonei e pronti, capaci di recepire e di attuare, mettere in pratica i doni di Dio per l'edificazione della Chiesa. Di qui l'importanza dei carismi oggi. Oggi si vuole sorridere sui carismi, è una bestemmia, è un attentato allo spirito. Bisogna che tutti apriamo gli occhi ai carismi, ai doni di Dio. Il dono di Dio comporta la presenza dello Spirito, e disprestare i carismi e disprestare la persona dello Spirito che opera i carismi, come opera i sacramenti, come nei sacramenti, così è nei carismi. Per cui non disprezziamo lo Spirito, ma come dice il Concilio, con riverenza dobbiamo accettare i carismi, promuoverli, ordinarli e anche chiederli al Signore per l'edificazione della Chiesa. Detto questo, noi vogliamo entrare nel vivo dei carismi e soprattutto poi fermarci sui carismi profetici. La Chiesa attinge da Paolo. È bene che noi inquadriamo un poco esegeticamente, un po' di pazienza, esegeticamente inquadriamo il discorso sui carismi che fa Paolo, perché la Chiesa trae da Paolo. Cosa è successo a Corinto? Preciso che Paolo parla dei carismi soprattutto nella prima lettera ai Corinzi, poi ne parla nella lettera ai Romani, ne parla nella lettera agli Efesini. Abbiamo quattro elenchi di carismi, ma lo spunto viene sempre dalla prima lettera ai Corinzi. In una lettera che
i capi di Corinto scrivono a Paolo, mettono sul tavolo di Paolo tante questioni. Tante questioni su cui i corinzi discutono e sono divisi tra di loro. La discussione dal livello, diciamo, mentale, dal livello della discussione, si traduce anche in discussione sulle sue pratiche, per cui abbiamo i partiti, le divisioni, che vengono originate sì dalle discussioni, ma che poi traligniano in apprezzamenti pratici, per cui abbiamo i partiti. Però i partiti nascono dalle discussioni. E allora scrivono a Paolo e pongono sul tappeto tante questioni. La questione innanzitutto sulla verginità, sul matrimonio, capitolo settimo. E Paolo risponde: in quanto a questo che mi avete, di cui mi avete detto nella lettera che mi avete scritto, risponde in questa maniera. Capitolo 8 dice: in quanto agli idoliti, alla carne malata, agli idoli, risponde in questa maniera. Poi riguardo al contegno che dovete tenere nelle assemblee, quando fate l'Eucaristia, dovete comportarvi in questa maniera. In quanto poi ai carismi, ai doni dello Spirito, ai pneumatica, di cui voi discutete tra di voi, ecco quello che vi dico. Ed ha una prima serie di insegnamenti. Questi insegnamenti sono nel capitolo 12, culminano nel capitolo 13, che si rifà il capitolo 13 sulla carità, al primo capitolo e al secondo capitolo, dove si dice che la carità è superiore ad ogni cosa, che tutti siamo una cosa sola, e finalmente capitolo 14, dove dice come si celebra una riunione liturgica, una assemblea, come si mettono in atto questi carismi, ossia il contegno che debbono tenere i corinzi nell'assemblea sacra. Ora è bene che noi abbiamo davanti ai nostri occhi questo contesto per capire. E allora dice Paolo, dopo aver parlato nel capitolo secondo sulla sapienza, scienza di cui erano gonfi i corinzi, e poi preciserà che la scienza umana inflat, mentre la sapienza vera è quella dei perfetti. Allora incomincia a parlare dei carismi, però precisa subito che il possesso dei doni spirituali, dei pneumatica, vediamo quali sono i pneumatica. In pratica i corinzi avevano due doni in grande prestigio, la profezia e le lingue, e i partiti erano appunto chi parteggiava per le lingue, chi parteggiava per la profezia. E allora Paolo subito interviene e dice che è lo Spirito che opera queste meraviglie, però non per il semplice fatto che voi avete pneumatica, cioè la profezia e le lingue, siete pneumaticoi, uomini spirituali. State attenti perché siete ancora uomini carnali. Ossia il possesso dei pneumatica non rende pneumaticoi uomini spirituali. Siete carismatici, ma non siete spirituali. Ecco la prima distinzione che fa Paolo. Siete carismatici perché possedete tutti i doni di scienza, di parola, di conoscenza, di azione, però siete carnali perché siete carismatici ma non spirituali. Dopo aver precisato questo, incomincia a parlare dei pneumatica e poi parla dei carismi, perché doni spirituali e carismi non sono la stessa cosa. Però Paolo poi taglia
la testa al toro, dicendo che tutti sono doni dello Spirito, che oltre pneumatica su cui voi altercate, le lingue e la profezia che manifestano l'ispirazione dello Spirito, sono doni ispirati, doni rivelati, che rivelano, c'è la fanerosis, cioè la manifestazione dello Spirito chiara ed evidente. Ci sono altri doni che pure appartengono allo Spirito, e poi oltre i doni veri e propri, oltre i carismi, e ci sono i servizi, ci sono i ministeri, ci sono le opere. Ed è bello questo nel capitolo 12, quando Paolo dice: innanzitutto non voglio che in merito a questo argomento così importante voi siate nell'ignoranza, voi siete un po' ignorantoni. Ecco che io, come maestro, come dottore, vi dico come stanno le cose. Innanzitutto, nella Chiesa, chi invoca il nome di Gesù lo invoca nello Spirito Santo. Non dovete pensare che voi siete dominati da uno spirito cattivo, perché ci possono essere tanti spiriti, ma lo spirito che porta Gesù, che proclama Gesù, è lo spirito buono. Su questo punto dovete stare tranquilli. Però nella Chiesa ci sono carismi diversi. Adesso Paolo non usa più la parola pneumatica, la mette da parte, la riprenderà all'ultimo, perché vuole sottolineare che tutti sono doni dello Spirito, caris, poi vedremo cosa significa caris, carisma. E ci sono carismi dati dallo Spirito, ci sono ministeri, diaconiai, ci sono energemata, opere, ma sono tutti e tre allineati: il carisma dalla forza, la capacità che si attua nel ministero ci sono le operazioni. Ma tutte queste tre manifestazioni appartengono all'unico Dio, al Padre, Figlio e Spirito Santo. C'è la dimensione trinitaria, per cui i carismi vengono attribuiti allo Spirito, le diaconie vengono attribuite al Figlio, le energemata al Padre. Però tutto opera lo Spirito, il medesimo Spirito, e comincia ad elencare. Non dovete credere che soltanto i pneumatica, i doni di ispirazione, sono questi soltanto i carismi, i doni dati dallo Spirito. Ma ci sono tanti altri doni. Qui adesso comincia a usare la parola carisma, al plurale carismata. E ci sono, innanzitutto, c'è il linguaggio di sapienza, c'è il linguaggio di scienza, c'è la profezia, la metti insieme adesso, ci sono i miracoli, ci sono le guarigioni, ci sono le lingue, ci sono le interpretazioni. Ma tutte queste cose, tutti questi doni, vengono operate dall'unico Spirito. Ed ogni carisma sempre fa questa raccomandazione, questa chiosa, questo ricordo, però sempre medesimo Spirito. A un altro è dato questo dono, però sempre nel medesimo Spirito, perché è lo Spirito che distribuisce a tutti qualche cosa di suo, opera cioè in tutti qualche cosa di suo, è il distributore dei suoi doni, è lui che agisce. E siccome lui ha un piano, tutto serve per l'edificazione comune, per l'autorità comune, per l'edificazione della Chiesa, nella carità. Questo è il primo elenco che noi troviamo in Paolo, che adesso assimileremo. Ritorna Paolo, un secondo elenco, sempre nel medesimo capitolo 12, per dire che tutti questi doni servono per il corpo della Chiesa. Parlo subito del corpo della Chiesa, e nel corpo della Chiesa c'è bisogno di molti doni, come di molte funzioni, perché la Chiesa cresca. E accenna i doni ministeriali. Poi ci sono gli altri due lettere, dove completa il numero dei carismi, sono tutti 19,
la lettera ai Romani, di cui non ha esperienza, Paolo non ha esperienza della Chiesa romana e non sa quali doni eccellono nella Chiesa romana. E allora, dopo aver accennato al dono che non deve mancare in nessuna Chiesa, quella della profezia, poi passa ad altri doni che ha sentito che eccellono nella Chiesa di Roma, e sono i doni di azione, di assistenza, di carità, e sottolinea questi doni. Invece nella lettera circolare a tutta la Chiesa, la lettera di Efesini destinata a tutta la Chiesa, parla dei doni ministeriali, ossia dei ministeri veri e propri della Chiesa, fondamentali. Per cui da tutti questi così luoghi paolini noi possiamo trarre la dottrina di Paolo sui carismi, sul valore dei carismi, ma in particolare noi ci fermeremo sui due pneumatica che mettevano in lotta i Corinzi e dividevano i Corinzi. Quali erano questi doni? Dono delle lingue e dono della profezia. Questi poi li riprenderemo, soltanto accenniamo qua, perché ritorneremo su questi doni. Dono delle lingue, vedevano che si parlava in lingue strane, lingue nuove, e si pavoneggiavano. Chiaramente era lo spirito che parlava, per cui tanti credevano di avere toccato il terzo cielo, perché parlavano in lingue straordinarie, lingue nuove, lingue degli angeli, li chiamavano. Altri invece parteggiavano per la profezia, perché la profezia era più robusta, era un linguaggio che edificava la Chiesa. E allora pongono a Paolo questa questione, perché lui dirima la questione. Vedremo come Paolo parteggia per la profezia, perché è il carisma fondamentale nella Chiesa. Non nega le lingue, vedremo il discorso sulle lingue, però vuole che la profezia sia alla base della Chiesa, la quale è fondata sugli apostoli e sui profeti, come dirà in un'altra lettera. Cioè la Chiesa si fonda sui doni gerarchici, gli apostoli, e sui doni carismatici. Questi doni carismatici sono, si assommano nella profezia, doni ispirati da Dio. I profeti sono a fondamento della Chiesa. La profezia non deve mai mancare in tutte le Chiese, perché è la vita della Chiesa. Noi prossimamente vedremo la glossolalia e poi esamineremo la profezia in tutte le sue articolazioni, perché sono i due doni, specialmente la profezia, che noi dobbiamo mettere bene a conoscenza, perché sono l'ossatura della vita carismatica, l'anima della preghiera e l'anima dell'azione. Amen.